mentre i carabinieri ne hanno eseguito 4. Si è lavorato in sinergia su un gruppo di spacciatori di sostanze stupefacenti che avevano trasformato la città di Benevento da un luogo di transito dello stupefacente a una piazza di spaccio. Stavano controllando il territorio, un'indagine che dura dal novembre scorso, partita con l'arresto di due spacciatori che si erano approvvigionati di stupefacenti a Napoli, sulla piazza di Napoli, e il sequestro di una considerevole quantità di sostanza stupefacente, cocaina. Quindi poi si sono fatti degli appostamenti presso esercizi pubblici, a tal proposito si è intervenuti anche con delle revoche di licenze, se ricordate l'Epidays, il locale Epidays dove si spacciava sostanza stupefacente che faceva capo a due degli arrestati odierni, e quindi l'indagine poi ha avuto il suo corso e quindi oggi ci sono state le ordinanze che premiano il lavoro fatto da polizia e l'arma su questa situazione. Grazie. Grazie.